Ciao amici, sono passato da RCE Foto e gli occhi mi sono caduti subito su questo gioiello, la Rolleiflex K4D. RCE Foto è il più grande mercato di usato fotografico che abbiamo in Italia, ma non solo il digitale, anche l'analogico, perché la pellicola è più viva che mai. Cominciamo con qualche cenno storico. Si tratta di una macchina che, una fotocamera che, come ci dice la sigla, K4D ci fa presagire che ce ne siano almeno tre precedenti, cioè la 4A, 4B e 4C. In effetti questa è una evoluzione delle precedenti. La F&H sta ovviamente, diciamo, coloro che sono gli estimatori del marchio lo saranno per Frank and Heidke. E diciamo che la macchina traspira solidità, eleganza, perché comunque stiamo parlando di un mezzo meccanico di altissima qualità, ma una qualità che non è solamente quella estetica, bella a vedersi, ma quella percepibile dal tatto, maneggiandola nei meccanismi. L'unica cosa che, diciamo, sembra un pochettino disaccoppiato, ma potrebbe essere l'esemplare in mio possesso, lo sportelletto che fa sollevare lo specchio con la lente di ingrandimento, che quando è invece in modalità passiva sbattocchia un pochettino. Però se pensate che sono passati parecchi anni, perché questa è una macchina che risale agli anni 60, a giudicare dalla datazione del registro delle Rolleiflex, questa è stata prodotta tra il 58 e il 61. Ingegnoso anche il sistema di apertura, che è vincolato, qui vi sto facendo osservare i piedini che sono secondo me un vanto di questa camera, che vedete vincolato da questa sicura e poi da questa linguetta che, portata giù, consente di aprire la camera, quindi c'è una sicurezza in più che non guasta mai, dato che si porta una tracolla, dato che sbattocchia un pochettino sul nostro petto, sulla nostra pancia, è sempre meglio averle ben vincolate. Avrete potuto osservare che c'è una piastra, eccola qui, nel dorso, questo pressa pellicola, con uno switch, anche questo, per poter eventualmente montare un multiformato, persino il 24x36, cosa che non ho provato e devo effettivamente ancora ben esplorare. Questa è equipaggiata con il Tessar 75 mm 3.5 prodotto da Zeiss comunque, ma esistono anche esemplari con lo Scheiner Xenotar, che è un'altra bella ottica che poi divenne 80, che secondo me è ancora più bella, e l'otturatore comunque è quello un po' comune a tutti, un sincrocompur che arriva a un 500esimo di secondo, che non è male per allora. Esiste anche la presa sincroflash, come avete visto. Diciamo che una macchina che le assomiglia, vale la pena ricordare, è la versione 4x4, la Rolley Baby. Invece di fare 6x6 come questa, facevamo 4x4 e quindi la lente, che sarebbe il normale del tempo, andava equiparata e diviene infatti un 60 mm, sempre un 3,5. Fotogramma un po', diciamo, particolare il 4x4, ho avuto modo di scattare occasionalmente con queste macchine, però un po' una metà strada fra il nostro formato Leica e il 6x6, allora, o il 6,45, insomma, quindi il 6x6 poi lo trovo assolutamente di spicco e di rilievo come formato, mi piace molto comporre. Che dire della manovella che porta all'avanzamento della pellicola, che è romantica, ancora torna questo aggettivo, così come molti sistemi di trascinamento delle macchine, sia che siano reflex, telemetro, eccetera. L'avanzamento della pellicola ha sempre quel sapore un po' magico, giustamente retro, e qua in questo caso abbiamo anche l'alloggiamento per il pomello, che come vedete viene naturalmente reinserito in quello spazio. Vi raccontavo come tutta la macchina trasudi qualità, a partire innanzitutto da dettagli intelligenti, quindi qualità ma anche ingegno. Per esempio, l'otturatore al quale si attacca per filettature flessibile ha un blocco di sicurezza che a volte
a volte trae anche un po' in inganno, nel senso che in questo esemplare è un pochettino, diciamo, rammollito dal tempo e a volte si innesta automaticamente. Se volessimo fare uno shooting, chiamiamolo così, un po' in velocità, la classica raffica manuale, dovremmo stare attenti, insomma, ad apporre prima il dito nella parte inferiore per spostare questo switch, diremo oggi, ma in realtà è una parte meccanica che avete visto inquadrata prima, per liberare la macchina e quindi permetterle di scattare. Dicevo qualità perché a partire dal vetro smerigliato del pozzetto, che è molto luminoso, i piedini che sono sotto la macchina mi danno una sensazione di progettualità completa di tutto, perché comunque la macchina va appoggiata e quante volte ci troviamo con le macchine anche di oggi o forse anche di un tempo che non sono progettate per questo, non stanno bene in piedi, sono in bilico, ci fanno venire il patema d'animo. Questa ha quattro piedini in metallo, anche molto belli e soprattutto validi. Non mancano gli innesti per la tracolla, perché comunque è una macchina che, sì, è vero che ha il suo peso, ma non certamente più delle nostre ammiragli o delle nostre reflex. Sono attacchi in metallo. Persino il rivestimento dei nottolini che guidano l'avanzamento del rullo quando dobbiamo portarlo a traguardo sono realizzati bene, con molta cura la ghiera, quella che serve per traguardare l'obiettivo. Ancora oggi, a distanza di 60 anni, molto fluida, molto rispondente e poi ovviamente con le sue sensibilità, per ricordarci la sensibilità della pellicola che abbiamo montato, e l'accoppiamento alla scala. Quella iperfocale, anche se, come vi ho detto prima, tutto sommato, essendo un 75 mm 3,5, insomma, ci si gioca abbastanza ampiamente anche con le aperture, quelle classiche. E poi ci sono dei nottolini che sono quelli che vedete sull'obiettivo, quello ovviamente che riprende la scena, che hanno delle molle per essere tirati e spostati a seconda di dove vogliamo e cosa vogliamo selezionare, come ad esempio. Per esempio, il tempo che funziona con l'accoppiamento tempo-diaframma, un po' come per i sincro contour della Hasselblad. Lo facciamo attraverso il nottolino posto a destra, osservando frontalmente la camera, ed è molto comodo, dove più in basso troviamo anche l'innesto per il sincro flash. Molto efficace invece il lentino, che resta comunque pulito ed è facile da pulire. Così come il vetro smerigliato, luminoso e facile da pulire, e mi ha colpito invece questa guida, questa leggenda che è posta sul dorso e che in un certo senso serve come promemoria un po' a tutti quanti. A volte magari siamo così presi da scattare che abbiamo la mente presa per la composizione piuttosto che per il calcolo dei tempi in relazione alla sensibilità nominale, ed ecco che una scala di ASA abbastanza ampia, 12-50, 200-800, ci fa vedere le varie scene che sono proposte un po' come i picture setting delle moderne compatte digitali e ci suggerisce un po' dei tempi con una sovra o sottoesposizione opportuna da adottare a seconda che ci sia il sole, che siamo contro luce, che sia nuvoloso. Insomma, la trovo ben realizzata, utile e anche, permettetemi, romantica. Il Tessar comunque non ha bisogno di presentazioni, è un'ottica che ha fatto e fa, continua a fare concorrenza all'80 Planar. Sono due scuole di pensiero un po' diverse però. Infatti alla fine vi chiederò voi di che corrente siete. Abbiamo un 75 mm che potrei dire più spartano, più rigoroso, più preciso per certi versi, cioè più netto negli stacchi, nel suo modo di interpretare la scena, un planar invece un pochettino più arioso, poetico, sapete che utilizzo questo aggettivo molto spesso, un po' più sognante rispetto a quello che è, diciamo, espressivo forse, rispetto a quello che è il Tessar, molto bello, senza dubbio, da par suo, ma un pochettino più rigoroso. È un po' la differenza che passa fra il 40 mm Distagon della Hasselblad e il 38 Biogon. Uno preciso, rettificato, magistrale, e l'altro un pochettino più morbido nel senso buono del termine, ma che magari racconta qualcosa oltre l'immagine, oltre a quello che è l'aspetto.
radiografante, cioè documentale di quello che abbiamo ripreso. Però perché e se ha ancora senso una macchina come questa, una biottica? Qual è il vantaggio della biottica? Nel momento in cui buttiamo l'occhio nel pozzetto, la visione c'è sempre, non è mai interrotta, ma non è tanto quello, questo è quello che ci raccontano, ma al lato pratico l'esperienza è ben diversa, perché a me personalmente non disturba affatto avere quel momento di buio quando scatto. Anzi, lo trovo anche proprio della fotografia, c'è un otturatore, quindi trovo più innaturale il fatto che non vi sia interruzione, così come per le telemetro, ad esempio. Quanto piuttosto il vantaggio? Il vantaggio è che la camera non ha parti in movimento. Allora, in questo senso, assomiglia a una parentela più stretta rispetto alle folding, anche per un altro motivo. Quindi, il primo, dicevamo, è che nel momento in cui vado a premere il flessibile o comunque il pulsante di scatto, c'è solo l'otturatore in movimento e questo è un gran vantaggio, soprattutto su certi tempi. Sapete che una delle più vendute, la Pentax 67, ha quel tempo di scatto attorno al trentesimo di secondo che manda in risonanza lo chassis, creando quindi una ripercussione, un riverbero di frequenze che disturbano la nitidezza del fotogramma. Qui, senza specchio, non c'è alcun problema di sorta. Ecco perché questo è il principale vantaggio. Il fatto poi che la camera, cioè scusate, che la lente si muova su una slitta piuttosto che su un elicoide, ci porta un altro grande vantaggio, che è quello della perfetta e continua planarità con piano visivo e piano di messa a fuoco, che qua è il piano pellicola. Infatti, vedete che muovendo questo, lo avvicino così si nota un po' di più, è tutto il corpo frontale che avanza in pari. Questo significa che diviene un pochettino come la standard anteriore di una camera a soffietto che muove tutto il blocco della lente. Anche questo è un ulteriore vantaggio nella precisione, nelle simmetrie non tanto quelle verticali quanto quelle orizzontali, perché non c'è un elicoide, quindi per forza una vite filettata che avrà quel decimo o centesimo di millimetro un pochettino più avanzato rispetto all'altro. Ecco, qui ce lo siamo tolto d'impiccio. Mi piace un pochettino meno il fatto del vetrino che si muove su, viene su bene così, sta perfettamente allineato. Quando però balla un po' troppo, mi dà un po' fastidio questo fatto, però sono le mie fisime. Il pozzetto è veramente luminoso, direi più di quello Hasselblad. Avete visto che si può anche cambiare il vetrino, sollevare per la pulizia, insomma, è veramente una bella macchina questa Rolleiflex. L'altro aspetto, vi dicevo, è quello della slitta. Una slitta che è vero che c'è una iperfocale, però ci serve veramente come iperfocale questa volta, perché non è il telemetro dove dobbiamo andare a traguardare che le due immagini siano sovrapposte con tutti i limiti di questo sistema, che a me personalmente ormai avete imparato a saperlo, non mi piace molto. Invece in questo caso basta farlo dal pozzetto con il cerchietto che manda sempre ad infinito, facciamo collimare l'immagine. Questo è molto più bello, lo trovo più naturale, assolutamente una miglioria. Una miglioria che, ripeto, porta un po' la parentela rispetto al vetro smerigliato di molte camere a soffietto. Infatti, se andiamo a paragonarla a questa qua, alla Hasselblad, innanzitutto qui abbiamo un peso maggiore, pesa molto di più questa macchina. Al magazzino che si può certamente cambiare, intercambiabile, le ottiche sono intercambiabili, i vantaggi sono innumerevoli, ma arrivò per fare concorrenza a questa la Rolleiflex 66. La Rolleiflex 66 è un po' la via di mezzo tra queste due camere, perché la Rolleiflex 66 mantiene la slitta per movimentare l'obiettivo, ma addirittura permette anche un lieve basculaggio dell'ottica, pensate un po', e ovviamente, insomma, unisce il fatto di poter cambiare i magazzini. Ovviamente resta una macchina senza l'esposimetro, così com'è questa, ma è inutile dirlo. Questi sono il tesser, io l'ho utilizzato abbastanza sull'Iconta 6x6, perché comunque quando dovevo fare alcune cose
alcune scene che mi interessava riprodurre, per esempio un po' di architettura, e anche qualche paesaggio dove mi piaceva leggere, e tutto in lontananza, quindi non c'erano piani espressivi, utilizzavo preferibilmente il tesser. Vi faccio vedere anche, per esempio, ecco, questa è una stampa che ho fatto con il tesser. Non con questa Rolly, ma l'ho fatta con il tesser gemello sulla Iconta, mentre invece queste sono andate, sono i negativi che sono andato a fare qui con questa prova. Inutile che vi dica che la macchina è 6x6, ormai siete tutti troppo avanti perché insomma vi racconti queste cose. Tra l'altro ha un dorso per anche multiformato. Del resto questa è la 4 K, sì, 4K, la K4. La K4, ecco, vedete, per esempio per l'architettura non mi dispiace affatto, è un pochettino più preciso. Qui purtroppo ho sbagliato io la trazione e come vedete c'è un negativo che si è quasi sovrapposto. Ecco, bisogna imparare un pochettino a convivere anche con qualche lieve difetto, chiamiamolo così, della vecchiaia, dell'anzianità, non c'era certo il meccanismo rigoroso di altre macchine. Una macchina però che, come tutte le telemetro, come tutte quelle che non hanno organi in movimento, consente di scattare anche con tempi davvero assurdi, perché la macchina sta calettata bene in mano, guardate nel pozzetto e si tratta solo di premere questo pulsante. Quindi assolutamente un vantaggio, secondo me, maggiore rispetto ad una Mamiya 7, Mamiya 6 ad esempio, che comunque avendo il telemetro nel mirino bisogna portare all'occhio in una posizione che insomma è meno stabile che le mani appoggiate ad altezza. Poi tra l'altro è una anche delle qualità, diciamo, belle del pozzetto, proprio quello di vedere la scena da un'altezza un pochettino insolita rispetto a quello di tutte le reflex. Ho con me anche, per l'appunto, invece qualche stampa che ho fatto con questa macchina, e i negativi sono di tutto rilievo perché l'ottica è assolutamente di rilievo. Questi sono dei lavori che c'erano qui nella zona dove abito, e come vedete, lo faccio vedere meglio più da vicino, la qualità della stampa, la qualità di queste ingrandimenti è commisurato al grado di nitidezza, di qualità che riesce a raccogliere un obiettivo davvero notevole come il Tessar 3.5. E allora, in conclusione, abbiamo detto che è una macchina che ha delle indiscusse qualità, tempi di assoluto rilievo con scatti a mano libera. Non serve la stabilizzazione. La stabilizzazione ce la mettiamo noi quando la andiamo ad impugnare, la mettiamo a fuoco traguardando. Bel pozzetto luminoso, assolutamente. Una slitta che fa muovere l'intero corpo della camera, quindi abbiamo un negativo assolutamente ben nitido, ben definito, e con la risolvenza che questo Tessar ovviamente si è conquistato nella storia. Ma vi basta? Siete più da 75 Tessar o da 80 Planar? 5 mm di variazione della lunghezza focale non spostano niente a nessuno, ma c'è un modo di interpretare la scena un pochettino diverso. Io sono più per l'80 Planar, mi piace quel tipo di look. Questo lo tengo per altre cose, dove effettivamente resta insuperabile.